Allora, sono qua sul sito dell'SKF e vorrei dire una cosa sulle ghiere di bloccaggio. Come si vede qua, ghiere di bloccaggio di precisione SKF, dunque abbiamo la filettatura e poi abbiamo l'albero e qua ci va collegato il cuscinetto e questo qua è la ghiera. Vabbè, ci sono vari tipi e così via. Quest'anno è nata un po' una polemica, nel senso che alcuni miei colleghi loro un arrangement di questo tipo non lo considerano valido, nel senso ci sono tanti esempi, non so il perché. Però a questo punto cosa farò per fugare ogni dubbio? Perché io insegno in questo metodo qua, cioè insomma meno problemi meglio è, cioè nel senso è inutile che vado ad abbassare la filettatura per poi dare una ghiera o meno attacco qua superficie superficie, invece così è il top. Allora sono andato a vedere un cuscinetto, funziona sempre, però per essere precisi, cos'è che devo fare? Allora, per essere sicuri, sono andato a vedere qua, ipotizziamo un M15, un cuscinetto con diametro interno di 15. La ghiera M15x1, se io vado in questa tolleranza qua, 4G, SG, S6, 4G, 6G, sul 6G è riferito al diametro esterno del filetto, ok? 6M15x1 della vite, e dunque abbiamo come diametro massimo, e vado a vederlo qui, max, major diameter, diameter. Andiamo a vedere qui. Abbiamo 14,974 come massimo. Vado a vedere il cuscinetto e nella tolleranza più larga, qua P0, ho sulla deviazione del 15. Ok, Bohr, non ho di Bohr, ho 1,0 meno 0,08. E dunque il diametro più piccolo possibile non va sotto il 14,992. Qui mi dice il catalogo, almeno l'SMB Bearings, ma penso che sia più o meno valido per tutti. A questo punto, se voglio mantenere questa, vediamo un attimo, sì, dell'SKF qua, se voglio mantenere questo, cosa farò scrivere ai miei alunni da adesso in poi? Farò scrivere anche la classe di tolleranza della filettatura. A questo punto gli farò scrivere se è un M15, M15 trattino 4G 6G, in modo da essere sicuro che il cuscinetto entrando dentro non vada a strisciare sul filetto in modo da fugare ogni polemica. Ok, e questo penso che sia M15 4 trattino 4G 6G come è scritto qui, come è scritto qua. Qui sono classi di tolleranza, dunque io sono sicuro di essere sotto, difatti potrebbe creare effettivamente quello che dicevano, potrebbe essere vero se in rarissimi casi, perché comunque questa è la zona di tolleranza, ok, se ho intolleranza H. Dunque io faccio mettere sempre ai miei alunni di non dimenticarsi 4G, 6G e io sono a posto, in modo da fugare, da eliminare ogni polemica sul disegno e dunque mantenere questa situazione in cui il cuscinetto viene calettato sullo stesso albero, non so, su 15 e qua filetto M15 trattino 4G 6G e dunque nessuno mi può dire nulla. Vabbè, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.